a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare, come vedete dal titolo, di un tema suggerito, ovvero di un tema che qualcuno di voi ha richiesto. Ecco, in questo caso parliamo di VPN, perché non uno, ma se non erro, bensì due di voi mi hanno chiesto di fare un video dedicato alle VPN. Ora, premessa d'obbligo e per onestà intellettuale, io non sono un esperto del ramo, non sono un esperto delle reti. Quindi, per poter fare questo video, mi sono informato in rete come farebbe chiunque e ho trovato alcune informazioni interessanti che forse possono essere utili e spero che almeno in una certa qual misura possano soddisfare la curiosità di chi mi ha chiesto di parlare di questo tema, però appunto ritengo più che corretto avvisarvi che io non sono un esperto di questo ambito, anzi, comunque ci provo. Voilà, dai, un tema vale un altro, è importante conoscere, è importante anche crescere assieme grazie a questo canale YouTube, quindi se posso imparare o se devo imparare qualcosa anch'io, ben venga. Quindi addentriamoci senza troppi dettagli tecnici, naturalmente, anche in questo tema delle VPN, famose VPN di cui si sente tanto parlare, ma magari non si sa bene di cosa si tratti. Dunque, VPN è una sigla, è un acronimo, tanto per cominciare, che sta per Virtual Private Network, ovvero rete, così tradotto letteralmente, spero in modo più o meno corretto, rete privata virtuale. Ok, si chiama così come? Si chiama virtuale perché appunto non è una rete fisica, cioè non c'è un cablaggio di VPN, ma la VPN è appunto un qualcosa di virtuale che si applica a una rete fisica, reale. È un protocollo, è un qualcosa che viene appunto applicato ad una connessione di rete esistente. Questo è importante il concetto. Quindi la VPN è vero che si chiama rete, ma virtuale, quindi è una cosa che si appoggia su qualcosa di reale, fisico, esistente. Dove vengono usate principalmente queste VPN? Che così, qui sullo sfondo, giusto per fare da sfondo del video, tra l'altro piccola parentesi, ho aperto l'immancabile pagina di Wikipedia, alla quale potete riferirvi comunque anche voi per leggere i concetti delle VPN, anche cose tecniche, più tecniche di quante io non racconti in questo video. Io cerco di limitarmi proprio all'essenziale per capire il concetto, che cos'è questa VPN, poi ci si può addentrare quanto si vuole in questo argomento. Comunque, torniamo a noi, torniamo alla nostra scaletta. Dunque, ho detto che la VPN appunto non è una rete lei in quanto tale, vera, reale, fisica, ma è un qualcosa, un protocollo che si applica a una rete esistente. Le VPN dove vengono usate principalmente? In ambito aziendale. E a cosa servono queste VPN? Servono ad ampliare i confini delle reti aziendali integrandole con la grande rete mondiale internet mediante protocolli sicuri. Ecco, questo è proprio il punto centrale, fondamentale delle VPN. Praticamente una VPN sfrutta la rete esistente internet, quindi la rete vera, reale internet, ci si appoggia sopra, sfrutta quindi i cablaggi, diciamo pure così, della rete internet e si appoggia a questa creando dei canali sicuri, quindi con dei protocolli particolari sicuri che crittografano, che usano la crittografia e quindi per proteggere quanto sta passando su internet e quindi permettono appunto alle aziende di sfruttare la rete esistente internet e di ampliare la propria rete aziendale, come qualsiasi azienda ha una sua rete interna di PC e di server, permette quindi a questa azienda di ampliare la sua rete,
usando le VPN e uscendo, diciamo così, all'esterno verso internet, appunto applicando questa VPN sopra internet. Cosa sono gli esempi di utilizzo aziendale, giusto per capire in che ambito ci stiamo muovendo? Non so, banalmente è un impiegato dell'azienda che da casa sua o quando è in trasferta vuole collegarsi alle risorse aziendali da qualsiasi parte del mondo si trovi. Oppure la messa in comunicazione, la messa in rete di diverse sedi aziendali. Ecco, se stiamo parlando di aziende grandi, non piccoline magari che hanno una singola sede in una città o in un paese, stiamo parlando di aziende più grandi che hanno sedi sparse in tutto il mondo. Ecco che se queste sedi vogliono essere messe in rete per motivi di praticità o di servizio comunque, possono sfruttare queste VPN per collegare una sede ad un'altra in qualsiasi parte del mondo si trovi. Ecco, sottolineo perché appunto la cosa importante. Qui stiamo parlando di usare internet, quindi una rete notoriamente utilissima ma anche pericolosissima, aperta e quindi pericolosissima. Non è che alle aziende faccia sicuramente piacere far passare le proprie informazioni private e aziendali e di business su internet così per il piacere di tutti, ma appunto grazie all'applicazione sulla rete internet di questi protocolli VPN crittografati e sicuri è possibile sfruttare questa rete esistente proprio perché questi protocolli sicuri permettono appunto di tenere per sé il traffico che si fa passare su internet attraverso appunto il protocollo di VPN che si vuole applicare. Quindi perché tutta questa complicazione? Ovviamente, ovvio, l'ho appena detto, internet non è sicura di per sé, quindi bisogna metterci qualcosa sul canale internet esistente, bisogna metterci attorno, come dire, un manicotto per sicurizzare questo canale. E questo manicotto è il protocollo di VPN che appunto crittografa il traffico e quindi lo rende inattaccabile, diciamo così. Dunque, il vantaggio dove sta per le aziende? Perché usare questo modo e non crearsi una rete propria che quindi sarebbe sicura, perché una rete dedicata propria sarebbe propria, quindi nessuno ci entra. Perché andare, diciamo così, ad affrontare il pericolo di internet invece di appunto crearsi una rete propria? Ecco, il vantaggio ovviamente è economico. Perché crearsi una rete dedicata per collegare le proprie sedi aziendali o i propri impiegati quando sono in trasferta, crearsi appunto dei canali dedicati fisici, delle reti fisici, ha un costo enormemente superiore che non sfruttare internet che è già esistente da tempo. Internet è capillare in tutto il mondo e quindi si sfrutta quella infrastruttura, assicurandosi appunto che il traffico sia sicuro grazie al protocollo VPN. Quindi è primariamente economico, ovviamente, il motivo per cui le aziende spingono l'uso di queste VPN. Il rovescio della medaglia, come dico, è la sicurezza, ovvero bisogna fare in modo, ovviamente, che il traffico che passa su internet sia sicuro. Ed ecco perché appunto le VPN consentono questi canali crittografati e sicuri. Da quanto detto finora, sicuramente avete già capito che creare una VPN come si deve, quindi sicura, con gli accessi sicuri, canale sicuro, tutto quanto, server, servizi, tutto quanto, non è un lavoro per tutti, ma occorre essere dei professionisti del ramo che hanno le conoscenze delle reti necessarie a creare appunto tutto quanto ci vuole affinché sia, come dire, ragionevolmente non penetrabile agli attacchi. Dico ragionevolmente perché si sa che nel mondo tecnologico nulla è sicuro al 100%, ma diciamo ecco. Creare una VPN a regola d'arte la rende sicuramente ragionevolmente, per non dire totalmente sicura. Ecco. Esistono in rete, quindi se si naviga nel web, si trovano anche
dei fornitori di servizi VPN a pagamento. Quindi sono, vediamo, vi lascio questo link che è poi questo. Adesso appena, eccolo qua. Ci sono vari siti, aziende che offrono dei servizi, dei server VPN, dei servizi VPN già preconfezionati. Voi pagate, vedete qui ci sono anche le tariffe al mese o all'anno, che ne so, ognuno fa poi come crede con le tariffe. Voi pagate un certo importo e vi trovate con un accesso, user password, quello che è, a dipendenza dell'azienda che vi offre il servizio, e vi trovate già questi canali securizzati disponibili, preconfezionati, creati da altri per voi, e li potete utilizzare tranquillamente, appunto pagando la tariffa che richiede ogni fornitore di questi servizi. Ecco, qui vi lascio anche le solite pagine Wikipedia per documentarvi. E di VPN, appunto, ho detto che si tratta praticamente di un protocollo che crittografa il traffico che passa su internet, quindi non esiste uno solo di questi protocolli. Ecco, per esempio, su un PC Ubuntu c'è uno di questi protocolli che è già installato per difetto, quindi lo trovate già installato, e che si chiama PPTP. Quindi per chi è del ramo sa di cosa stiamo parlando, per chi come me e sicuramente qualcuno di voi non è del ramo, è una sigla come un'altra, sappiate che è uno dei protocolli utilizzati per creare questi canali VPN securizzati. Ce ne sono altri tipi, altri protocolli che sotto Ubuntu sono messi a disposizione come plugin del gestore Network Manager delle reti, che è poi questo che vedete qui in alto a destra. Questo è il gestore delle connessioni di rete, wireless o no. Se usate Ubuntu lo conoscete, questo indicatore che vi mostra come siete connessi, con cosa, e che vi permette anche di cambiare tipo di connessione. Ecco, questo accetta dei plugin per le VPN che possono essere diversi. Ecco, se aprite l'Ubuntu Software Center e cercate questa stringa di ricerca VPN plugin GNOME, qui ho già aperto il Software Center con la ricerca già fatta, vedete che questo PPTP è già installato, quindi ve lo trovate già installato all'installazione di Ubuntu. Ce ne sono degli altri, uno OpenVPN, VPNC e OpenConnect, sono altri tipi di protocolli da utilizzare. Ecco, questo lo possiamo anche chiudere. Quindi, come ho detto all'inizio del video, bisogna essere anche del ramo e degli esperti per disquisire sui protocolli, qual è il migliore, quale usare, quale non usare. Io vi ho mostrato semplicemente un elenco dei plugin che poi si integrano qua nel Network Manager qua, per poter creare la VPN secondo del plugin che si preferisce o che la vostra azienda ha deciso di adottare. Ecco, io non starei qui in questo video a disquisire su vantaggi e svantaggi, se no non finiamo più e poi serve poi a poco in fin dei conti. L'importante qui, il tema è capire cos'è la VPN, il concetto della VPN che l'abbiamo appena spiegato. Abbiamo detto che più volte abbiamo detto appunto che una VPN è semplicemente, tra virgolette, un protocollo securizzato che si applica ad una rete esistente, quindi non è da solo una rete, la VPN, quindi non può esistere una VPN se non c'è sottostante un'altra rete, un'altra connessione già esistente. E per mostrarvi questo, giusto così, ovviamente banalmente a livello didattico, giusto per farvi vedere qualcosa di concreto, ma non più di tanto, ho creato una macchina virtuale che è questa. Cioè ho installato alcuni pacchetti e fatte alcune configurazioni proprio minime, proprio da dilettante, giusto per far funzionare e far connettere questa macchina virtuale al mio PC vero come fosse un server. Quindi facciamo finta didatticamente che questa macchina virtuale sia un server che ci offre un servizio VPN,
e noi ci connetteremo a questa macchina virtuale, giusto per mostrarvi che funziona in Ubuntu, in un desktop Ubuntu, la connessione VPN basata, che si appoggia a una connessione esistente. Tutto lì, non pensiate che ho creato un vero e proprio server VPN, sono ben distante dal riuscire a poter fare un lavoro del genere, ho proprio creato il minimo indispensabile in modo che io possa colloquiare dal mio PC vero con questa macchina virtuale e crearmi una connessione VPN, giusto per mostrare che funziona la connessione. Tutto qui. Quindi, partiamo dal fatto che questa macchina virtuale funge per questo nostro esempio didattico da server VPN che ha un suo indirizzo in rete. Ecco, naturalmente noi abbiamo creato la sua scheda di rete di questo finto server che ha questo indirizzo IP. Ecco, quindi nella nostra rete, ipotetica rete internet, diciamo che questa macchina virtuale potrebbe essere un server che si trova, che so io, anche in Australia, io mi trovo qui in Europa. Ovviamente non è il caso reale perché ho tutto qui sul mio PC, però sempre a scopo didattico facciamo finta che, e questo qui è l'indirizzo del mio server, quindi in rete, in internet, io ho questo indirizzo, quindi e questo è il mio server VPN 192.168.1.40. Ecco, torniamo, diciamo, da me nel mio PC vero e facciamo un piccolo controllo di quell'indirizzo IP e vediamo che non c'ho più il comando, no, allora lo rifaccio con il comando ping 140, ho scritto virgola invece di puntino, scusate, sbagliato, 40, ecco, voilà. Ecco, questo comando ping serve a verificare se un certo indirizzo IP presente in rete vi risponde. Ecco, nel mio caso, dal mio PC vero, faccio un ping verso l'indirizzo IP del mio server, della macchina virtuale, vedete che risponde. Il ping manda un pacchettino di informazioni e il server, in realtà, la macchina virtuale mi sta rispondendo, vedete. E quindi questo vuol dire che il mio server è attivo, è vivo e disponibile. Tutto qua. Piccolo esercizio per capire se un server è disponibile. Fatto questo, quindi so che dal mio PC posso accedere alla mia macchina virtuale attraverso la rete, attraverso internet, diciamo così. E a questo punto posso dedicarmi a creare la mia connessione VPN. Come faccio? Procedo con il network manager, quindi, e sotto il menu dell'indicatore network manager c'è una voce connessione VPN. Vedete qui demo VPN è la connessione che ho già fatto, che ho già creato per prova. Se non ci fosse, per crearla da zero, scelgo configura VPN e mi appare la configurazione delle connessioni di rete. Nella scheda si posiziona già nella scheda VPN, vedete? Quindi il demo VPN, quella che ho creato prima. Vi posso, sì, magari vi mostro le caratteristiche. Dunque, nella prima scheda, diciamo che il metodo della gestione degli indirizzi IP è automatico, senza troppo complicarci la vita, quindi posteremo così. Nella seconda scheda, vedete, ho messo l'indirizzo IP del server VPN, quindi la mia macchina virtuale. User e password, banalmente ho creato user che si chiama VPN user e password VPN password, quindi il mio server VPN riconosce, in questo momento ho impostato una sola user, riconosce questa user e questa password per accedere, se no non ci accedo. Nelle impostazioni avanzate, la cosa più importante è usare la cifratura, ovviamente, perché sennò che scopo avrebbe la VPN se non uso
un canale securizzato, abbiamo appena detto per tutto il video che lo scopo delle VPN è rendere sicuro il traffico su internet, se non attiviamo la cifratura, quindi la crittografia, tanto vale. E quindi abbiamo finito di creare la nostra connessione VPN che poi possiamo usare. Per partire da zero, giusto per far vedere come si fa, si farebbe aggiungi. Questo vale anche per, non solo per la mia sciocca finta VPN per di dimostrazione qui, ma vale per qualsiasi servizio, che siano poi questi a pagamento già pronti o quello aziendale. Voi avrete come minimo una user, una password per accedere e vi dovete creare a seconda del protocollo usato dal singolo fornitore di servizio, voi dovete scegliere. Ecco, se come detto, il plugin installato per difetto è questo PPTP, esiste già. Avessimo installato più plugin per creare connessioni VPN, qui nella tendina ci sarebbero anche gli altri. Ecco, quindi qui possiamo scegliere solo questo. Io non ho installato altri plugin e si preme qui il pulsante Crea. E qui ci ritroviamo dove ci eravamo un attimo fa, nella demo VPN. Quindi qui sotto VPN dobbiamo mettere il nostro indirizzo IP del nostro server, nome utente VPN user, nome password VPN password, ah, forse l'ho scritto sbagliato, VPN password, avanzate, abbiamo detto importante attivare tutti i protocolli di cifratura per rendere sicuro il traffico. Nell'impostazione è già automatico, quindi qui non si deve toccare nulla, era solo VPN. In questo caso specifico, addirittura scelgo salvato, che vuol dire salvami user e password una volta che l'ho inserito, quindi non me lo chiede più quando mi voglio riconnettere alla VPN. In realtà, per maggior sicurezza, probabilmente, anzi senza probabilmente, sarebbe molto più sensato impostare chiedi sempre, nel senso che quando mi connetto e mi riconnetto alla mia VPN mi chiede sempre la password, perché se faccio salvato, chiunque arrivi ad accedere al mio PC potrebbe anche accedere alla VPN senza dover inserire user e password. Però qui per praticità lasciamo pure salvato. E la salviamo, ecco, non ho neanche cambiato il nome, quindi connessione VPN 1 dovrebbe essere identica alla demo VPN che vi ho mostrato prima. Proviamo a connetterci, ecco, semmai usiamo la demo VPN, se ho sbagliato qualcosa. Comunque, proviamo a usare quella che ho appena creato. Ricordate che la macchina virtuale è avviata, il server risponde, abbiamo provato con il comando ping prima da terminale, e proviamo con connessione VPN. Adesso qui prova a connettersi, vediamo un po' se non ho sbagliato qualcosa. Ok, guardate qui, VPN connection has been successfully established, quindi è stata creata una connessione VPN con successo. Vedete, VPN connection has been successfully established. Quindi è stata creata la connessione, vedete che è cambiata leggermente l'iconcina della mia connessione. Io sono sempre connesso ad internet con la mia connessione via cavo di prima e c'è un vistino accanto alla connessione VPN1, perché in questo momento la mia connessione via cavo verso internet e verso il mio server VPN è comunque sempre attiva come sempre. In più ci sto applicando il protocollo VPN securizzato, quindi crittografato. Ecco, la dimostrazione praticamente è finita qui, se non che posso sconnettermi temporaneamente da internet, io quindi stacco il cavo, diciamo così, vedete, non c'è più connessione, sono sconnesso. E vedete che la connessione VPN si è chiusa perché il collegamento di rete è stato interrotto. Questa è la dimostrazione di cui vi parlavo già dall'inizio del video, in cui dicevo che la VPN è una rete virtuale, quindi non esiste da sola, si appoggia ad una rete esistente. Ecco, il fatto che io mi sia staccato dalla mia connessione via cavo internet vera, diciamo così, attraverso il mio router, mi sono staccato e quindi automaticamente la VPN è morta, perché non ha più nulla sulla quale appoggiarsi. Quindi se io mi riconnetto
ad internet. Ecco qua, mi sono riconnesso ad internet. A questo punto posso riconnettermi alla mia VPN perché adesso esiste un qualcosa sul quale la VPN, il protocollo VPN può appoggiarsi. Quindi se io mi riconnetto, a questo punto ci metterà quell'attimino a contattare il mio server, cioè la mia macchina virtuale, poi eccolo qua. Vedete qui la notifica che si è connessa e sono di nuovo connesso in modo sicuro al mio fra me e la mia macchina virtuale. Ecco. Con questo ho concluso. Spero, appunto, pur non essendo uno specialista delle reti, di essere riuscito perlomeno a chiarire di cosa si tratta, di questa VPN, di cosa si tratta, e spero sia sufficiente a soddisfare, appunto, la curiosità di sapere da parte di chi mi ha suggerito questo tema. Ecco, con questo ho concluso, vi ringrazio e vi attendo per il prossimo video. Ciao ciao!